Salve allenatori e benvenuti in questa nuova rubrica. Io sono il professor Bob, ma voi potete semplicemente chiamarmi Bob. Vi presento l'angolo interamente dedicato alle curiosità sul mondo dei Pokémon. Questo perché per me è sempre stata una passione quella di scoprire i segreti legati al brand. Giocando ore ed ore al videogioco, rileggendo centinaia di volte le voci del Pokédex e cercando informazioni sul web. Ed ecco perché ho deciso di portarvi su Pokémon Next questa serie di video enciclopedia legata alle curiosità sull'universo Pokémon. Per cui, fatte le dovute premesse, direi che possiamo anche cominciare. Sembra che inizialmente come Pokémon starter alternativo di prima generazione fu pensato Clefairy e non Pikachu. Questa informazione ci è confermata sia dall'episodio pilota dell'anime, sia da ciò che è stato trovato nei codici sorgente di Pokémon Giallo. Qui infatti si trovano dati già pronti per essere inseriti nel titolo, come la schermata iniziale o le animazioni che avrebbe dovuto avere la Fatina Rosa in base al suo grado di amicizia con il protagonista. Sapevate che Spiritomb, il Pokémon proibito di quarta generazione, è composto da 108 anime e il numero 108 del Pokédex regionale di Sinnoh e pesa 108 kg. Kakuna, negli sprite di rosso e blu, presenta delle appendici molto simili a delle zampe. Si pensava che questi sarebbero diventati gli aculei della forma finale, ovvero Beedrill. Però a quanto pare non piacque più ai designer, che modificarono lo sprite da giallo in poi. E meno male, visto che questo ha permesso la creazione del miglior Pokémon di sempre. Ovviamente sto parlando di Business Kakuna. Business Kakuna, Business Kakuna, Business Kakuna, Business Kakuna. Blaine's Charizard, carta appartenente all'espansione Gym Challenge uscita negli USA il 14 agosto del 2000, presenta un errore di stampa abbastanza strano. La descrizione del primo attacco infatti impone al giocatore di scartare un'energia lotta, sebbene il costo dell'attacco stesso imponesse soltanto l'utilizzo di un'energia fuoco. Ovviamente però esiste anche la versione corretta. Quello che forse non sapete però è che il Charizard fuori serie, appartenente all'espansione Uragano Plasma, uscita in Italia il 12 aprile del 2013, quindi stiamo parlando di una carta stampata 13 anni dopo il Blaine's Charizard, presenta lo stesso errore ma all'inverso. Questa volta è il costo dell'attacco ad essere errato e a richiedere un'energia lotta. C'è da precisare però che questo errore è presente solo nella versione inglese dell'espansione, ma che non è mai stato corretto. Sapevate che ad oggi Sceptile è l'unico Pokémon di tipo erba a poter apprendere insieme Dragartigli e Dragopulsar? Inoltre la sua catena evolutiva comprende gli unici tre Pokémon di tipo erba capaci di apprendere la mossa Dragospiro come mossa uovo. Niente di strano allora che Trico, Grovyle e Sceptile siano gli unici Pokémon erba ad essere classificati nel gruppo uova drago. Infatti, ciliegina sulla torta, Sceptile mega evolvendo assume proprio il tipo drago. Sapevate che gli sprite di alcuni allenatori dei giochi giapponesi sono stati modificati nelle versioni occidentali per rimuovere dei particolari ambigui? Per esempio, alcuni nuotatori indossanti slip sono stati rivestiti con costumi meno provocanti e la nuotatrice e la bellezza di seconda generazione che ammiccavano al giocatore sono state ridisegnate con entrambi gli occhi aperti. Infine, sempre nella seconda generazione, allo sprite del pescatore è stata eliminata la sigaretta che stava fumando. Mewtwo, il Pokémon genetico di prima generazione, compie gli anni il 6 febbraio. Almeno così è scritto su alcuni documenti che possiamo leggere nella villa Pokémon, sull'isola Cannella. Questo fa di lui l'unico Pokémon di cui si sappia precisamente la data di nascita. Sapevate che la palestra di Olivinopoli a Johto, prima della scoperta del tipo acciaio, era specializzata nel tipo roccia? In Pokémon X e Y, dopo aver sconfitto l'allenatore Gianluca al percorso 10, esso dirà: il tuo potere e quello dei tuoi Pokémon supera i 9000. Chiaro riferimento alla celeberrima frase di Vegeta in Dragon Ball Z. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000! What 9000? There's no way that can be right! Ed eccoci finalmente all'ultima curiosità.
Sapevate che molto probabilmente la città di Cenerite, nella regione di Oen, è basata sull'isola greca di Santorini? Alcune prove potrebbero essere che a Cenerite è presente un cratere semisommerso di origine vulcanica, proprio come a Santorini. Si pensa inoltre che l'eruzione storica avvenuta a Santorini, iniziata nel 1628 a.C., sia stata sfruttata da Platone per la narrazione del mito di Atlantide. E indovinate un po' come si chiama Cenerite nei giochi francesi? Atalanopolis, in riferimento proprio ad Atlantide. Bene allenatori, avete appena visto il primo episodio di 10 cose che non sapevi sui Pokémon. Se il video vi è piaciuto vi invito caldamente a lasciare il vostro feedback positivo con un mi piace e, oltretutto, vorrei anche proporvi un gioco. Fateci sapere nei commenti una curiosità sull'universo Pokémon. La più accattivante verrà inserita come decima curiosità nel prossimo episodio. Io ringrazio Gabriele Chiarenza per il montaggio e ringrazio anche voi per essere stati con noi e ci vediamo presto qui su Pokémon Next. Ehi allenatore, ti è piaciuto questo video? Beh, allora perché non dai un'occhiata anche agli altri? Noi di Pokémon Next cerchiamo di offrire sempre nuovi contenuti e analizziamo nel modo più sfaccettato possibile l'universo Pokémon. Il mio consiglio è quello di visitare la sezione playlist e di scegliere i contenuti che più ti piacciono attraverso le sezioni che abbiamo preparato apposta per te. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, lascia pure un like e ricorda di seguirci anche sui nostri social. Ancora una volta, grazie di esserci venuto a trovare e ti auguro una buona permanenza nella community di Pokémon Next.